vedremo cosa succederà oggi. Intanto si parte, segnale d'avvio, e quindi è subito il tre penne che prova addirittura con un tiro dal centrocampo provato da Gai. Questo pallone, ma Badalassi rientra sulla seconda palla e prova a incunearsi nell'area avversaria. Adesso c'è la palla per Ceccaroli, attenzione al numero 11 che è in aria, va sul fondo, attenzione subito alla palla al centro, e la prima occasione per Cibera per la rete! Ha sbloccato dopo un minuto il tre penne, e dovrebbe essere Pieri, poi perde questa palla per un attimo contro Franchelli, ma alla fine è ancora Ceccaroli che può uscire palla al piede. Ceccaroli supera Righi, attenzione, entra in aria, il tiro di Ceccaroli! E ancora una grande occasione per il tre penne di un giocatore del Penna Rossa, di dovrebbe essere Mezzadri. Attenzione perché la palla adesso scivola ancora per Badalassi. Poi c'è Cibelli. Cibelli, il pallonetto. Ha tentato la grande giocata il numero 17, capitano del tre penne. E allora calcio di punizione affidato a Righini. Siamo al 20esimo. Fa Righini, fa girare. Occasione comunque importante perché la palla si alza di poco. 41esimo minuto. Gai fa viaggiare Badalassi. Badalassi la gira tutta per Vandi. Vandi adesso può andare al cross. Attenzione perché al centro c'è Cibelli che la tocca per Pieri. Pieri all'indietro, c'è la palla per Ceccaroli. Grande occasione e calcio d'angolo per il tre penne. Incrementerà il bottino. Intanto però c'è un attacco importante con Gai che raggiunge questa palla. La fida Ceccaroli. Ceccaroli per Nigretti. Nigretti al limite, il tiro, c'è la chiusura, poi ancora Nigretti. E palla centrale per Bougir. Non interviene con qualche cambio, anche la mancanza di parecchi giocatori. Intanto De Biagi prova dalla lunghissima distanza. È comunque una chance. Intanto sono saliti i centrali, rimangono dietro. Intanto il calcio d'angolo proprio verso Tissier. La palla là, Gai! E poi si praticamente chiude Badalassi! 2-0 del tre penne! Badalassi dopo batti e ribatti con Gai che la affida a Pieri. Pieri si libera, va al centro, c'è ancora una palla che rimane lì. Badalassi va a servire Nigretti, e palla deviata in calcio d'angolo da Stellitano. Grandissima occasione anche per Nigretti, affidata adesso a Dormi nuovamente verso il centro, palla lunga, Nigretti, palla, attenzione, che rimane lì e non entra. Sguardo al cronometro, fischietto in bocca, Perucini, arriva il finale, 3 penne 2, Penna Rossa 0, mancano 90 minuti per la squadra di Ceci, 90 minuti separano gli uomini di Ceci dal titolo.